Oh cazzo, vieni c'è, qua. Fra? Che dice? Dice che dobbiamo rifarla. Oh cazzo. Ho problemi con l'audio. E che ce l'ho fatto, Fra? Lo rifacciamo di nuovo. Lo rifacciamo? È normale. Tanto sei un mostro, Fra. Te la facciamo anche meglio. Fatto. Vai, vai, ci sta, dai. Andiamo, andiamo. Amici di Wild Plug, eccoci qui al secondo episodio. Ci siamo la finalmente. Seconda volta che lo facciamo. Cazzo di secondo episodio. Siamo carichi. Qui siamo con Davi. Davi direttamente da? Dalla Fatma, direttamente da Torre Annunziata, una provincia di Napoli. Voglio cogliere l'occasione per fare un brindisi. Un brindisi con gli amici, anche con il cameraman. Il cameraman. Ovviamente. Che è provvisto di drink anch'esso. Come stai, Fra? Tutto bene, bro. Tutto bene. La giornata fa un po' schifo, però cacare, ci sta. Ma ultimamente è sempre così. Però ci sta, Fra. Ma vi parlo un po', mi faccio un po' sballare. Dai, dai, perché sennò poi. Presentati, che fai? Prima di tutto, vi dico da dove vengo, perché la cosa più importante. Direttamente da Torre Annunziata, una provincia di Napoli. Doc. Attenzione, Torre Annunziata. Davide, in arte Davidù. Ma ti spiego un po' com'è nata la situazione, Fra. Allora, dalle mie parti è noto chiamare le persone per strada con nome abbreviato. Nel senso, ti chiami Ciro, a Napoli tipo ti saluto, oh ciao Ciro, si fatti così. Ma ti spiego una cosa, ti faccio fare due risate. Allora, c'era un mio amico che incontravo per strada. Ok, questo mio amico, cioè, mi saluta e dice, oh ciao Davidù. Si gira e mi dice, però Davidù, perché chiami Davidù, no perché fai rap. Quindi capi? Il fatto che ho messo questo nome è una cosa tattica, Fra. Può sembrare una cosa scontata, invece non lo è, è una cosa molto, capisci? Fatta con i fiocchi proprio. Queste dinamiche comunque partenopee vanno spiegate, ovviamente. Oddio, assolutamente. non scherziamo proprio, veramente. Ci sta, ci sta. E te cosa fai? Che musica fai? Okay. Perché te, io sono qui perché te fai musica. Assolutamente sì. Mo ti spiego un po' la situazione. Un po'. Allora, faccio musica rap, va bene, però non mi do un'identità precisa, cioè non seguo una linea, cioè da quello che ho, diciamo, da quello che potevo ascoltare su YouTube, Spotify, faccio un rap che è molto più aggressivo, per farti capire a te, diciamo molto più hardcore. Ma vita che gira senza pensier, voglio una vita che mi rastresse, si scema parlano sulla mente, i faccio i fatti loro vanno in frega, danno su un cooperaccio ma tec, non ci curo con giubine pelle. Tutto un buon la Paris Saint Germain, sembra pronto per fingermo bene. Però, c'è da dire sempre il però. Essendo che ultimamente sto lavorando ad alcuni progetti che a me farebbe piacere far uscire, ho anche qualcosa di chill, quindi non vado proiettato solo sulle cose hardcore. Wow, Davide, ti sei ammorbidito. No, assolutamente, però è perché poi bisogna dare sempre una spinta in più. Non mi piace seguire una linea, mi piace calcare anche su altre cose, perché mi piace fare ascoltare, non sono il napoletano, c'ho alcuni testi in italiano, quindi stiamo lavorando ad una bella cosa che, se viene fatta come si deve, se il tempo permette, può uscire una bella cosa, Fra, ti parlo proprio onestamente. Beh, io sono curioso, perché comunque ascoltando i tuoi progetti sono tutti belli cazzuti. Poi ti ringrazio. Mi farebbe piacere sentirti, che ne so, qualcosa alla Gigi D'Alessio. Poi esageriamo. Esageriamo, io ho un mito Gigi non si tocca. Esageriamo, però ci sta. Ti prendo in giro. Ti volevo dire, a proposito di Gigi D'Alessio, cos'è che ti ha influenzato, che ha influenzato la tua musica? Anche da quando hai iniziato fino adesso. Perfetto. Allora, io sin da piccolo sempre stato innamorato del nome melodico. Napoletano che non ascolta il nome melodico, Fra, non è assurdo proprio. Nascono senza paura perché la creatura c'è fine fuma. Passano muri in petto e sapendo nei tram con facilità. Poi ti spiego. Il rap è nato tutto per gioco, perché io ho mio amico, nonché fratello proprio, sempre fatto rap, scriveva da quando avevo 11 anni, quindi siamo stati sempre insieme, Fra, tutti i giorni, credimi, tutti i giorni, quindi sai, ti appassioni. Nel mio quartiere conta la fotta, ci fosti un cazzo della tua flotta, termini gli uomini come le onida, un leader non ascolta, escogita. Quando la buona educazione viene fraintesa in sottomissione, aumenta il tasso di aggressione, ma anche il rispetto delle persone.
mi saliva pure quella capata di fare il rap, però fra, quando non ti viene, non ti viene, quindi non dai peso. Certo. È nato tutto per gioco, è nato veramente tutto per gioco, sai, quando dici una cosa deve succedere, assurdo fra, cioè a me è partito tutto per una scimità, nel senso che io lavoravo fuori casa mia, una pizzeria, e c'avevo questo mio amico che faceva il pizzaiolo. Al che un sabato lui decise di prendermi in giro, perché noi avevamo il microfono, la cassa, nella preparazione, il sabato, sai, a livello di ristorazione a Napoli è caotica, ci dovevamo un po' sciogliere, dai, un po', ci dovevamo dare un po' la zona dose. Come lo fai questo mestiere? Assolutamente, tu già sai, no? Cioè, lo capisci? Lo so. E lui mi prendeva in giro, diciamo, sai, faceva le cose, gli passava il microfono e rispondeva. Glielo passavo a lui, mi rispondeva, però non era una cosa scontata, fra, perché se sentivi come facevamo il freestyle, tu dicevi, qua facci lo cazzo, faccio cazzo. Cioè, chissà quando lo facevi. Da quella cosa, piano piano uscivamo la sera, frate, devasto, cioè, organizzavamo serate, nella pizzeria facevamo venire persone che con il microfono, adatto per fare il beatbox. Io immagino le piazze a Napoli che creavate. Assurdo, credimi, tra Torre Annunziata, Scafati, scena rap, mostro, ragazzi, nonché anche i miei amici, che stanno tutti abbastanza a livello, fra, cioè, ci siamo divertiti un sacco. Bene. E diciamo che da là poi è incominciata sta passione, piano piano è maturata, fonte di ispirazione a gogo, credimi, a gogo, e da lì è partito tutto. È diventato qualcosa di più serio. Poi, assolutamente dai. Sì, non me lo aspettavo. Quando è successo, ho detto, ah, frate, va a fa' un book, cioè ci sta, perché è una cosa che tu hai sempre voluto fare, però non l'hai mai sforzata come cosa, diciamo, non hai mai detto no, la devo fare per forza, perché sennò non mi sento soddisfatto. Ho capito. Quando meno te lo aspetti, invece, le cose succedono. Fate mostro, dico la verità, sono contento, dico la verità sincera. Hai fatto bene, ti devo essere sincero, hai fatto bene. Senti, qual è tra i progetti che hai pubblicato finora il tuo preferito? Questa è una bella domanda. Quello che ti rispecchia di più? Allora, quello che relativamente ha avuto un po' più, relativamente di palle, di successo, è stato Sordo Vero. Favore che tiene Sordo Vero, non sei valuto buttando vero. Solo te cantando, morto rapper, faccia differenza con un avanzo vero. Noi cantiamo in coppia e basta, voi cantate innanzi i guardi. Noi una vita è stata solo tanto, stiamo sempre in guardia che ti manca. Anche perché è stato un progetto che l'ho sviluppato insieme a un amico, mio cugino, anche altre persone del piano Napoli Passanti, che hanno contribuito nel rendere il video, capisci, visibile. Ringrazio anche loro perché mi hanno ospitato nelle palazzine, abbiamo fatto una bella cosa. Quindi quello, diciamo, Sordo Vero è stato il progetto che mi ha dato più la spinta. Bello, certo, hai unito anche tanta gente in bello video. Veramente molto bello. Però ti dico che comunque il progetto che a me piace di più è stato l'ultimo che è uscito, Gotta a Napoli. Ma ti spiego, perché Gotta a Napoli è proprio un pezzo molto egocentrico, sai, ti parla di varie situazioni, tu non sei nessuno, io sono qualcuno, puoi fare, puoi essere chi cazzo vuoi, sono superiore a te, è proprio a livello un pezzo egocentrico, quindi anche a livello di frasi, a livello di parole, a livello di contesto è molto molto più carismatica, mi piace di più. Sordo Vero è forte perché la base è quella trappata americana, sì, quel fattaccio là, quindi ti porta è a fare fresca, tutte la cosa fresca, come si suol dire a Torre Annunziata, da me è una cosa trusciante. Trusciante. Invece Gotta a Napoli trusciante vorrebbe dire tamarro, tipo. Ok, perfetto. Ci siamo, sì, okay. Ci sta il ci termine esatto. Okay. Poi ci sta Ready, che è il penultimo invece che è uscito. Ho visto gli quello, spoiler. Quello è non è altro che un remix della SLF Gang di Napoli, Silent Blade, Jeler. Noi abbiamo preso la base e diciamo ci abbiamo fatto questo remix sopra, ci siamo divertiti. È nato tutto per gioco a casa mia, perché c'è un mini studio. Faccio il pezzo, mi sento la base, faccio il pezzo, lo registro, chiamo il mio amico, il mio migliore amico, lo sa, Rostar. Sto a casa, frate, vieni qua, dobbiamo registrare perché ho questa cosa. Rirana, rirana, pallana, pallana. Ma è tutto inutile.
venuto a casa. Abbiamo sballato proprio tantissimo, si è creata la situazione. Bella. Però come bella. Progetto, se te devo dire, per me il più bello sarà sempre quello che esce dopo. Che esce per ultimo. Ci sta. Capisco. Senti, c'è un progetto, cioè un album, una canzone di uno dei tuoi artisti preferiti che proprio ti viene ascoltando, magari, che ne so, sono anni che oppure è recente, dici avrei voluto scrivere io. Allora, premetto che il mio mentore è NTO. NTO ha fatto parte dei Gosang insieme a Luque. Tu ascolti il Luque di mo, tu dovevi ascoltare il Luque di 10-12 anni fa e ti rendi conto del Luque di mo diventano molto più commerciale, vabbè, eccetera eccetera, come un po' tutti, dai. Dove è quello là che mi ha dato la fonte di ispirazione, però no, nello scrivere, perché nello scrivere c'è proprio un altro artista che si chiama Palù, in un pezzo che si chiama Giro con Capo Plaza e Peppe Sox. Sta vita è una rota, se muovo pa' droga. Cannone no yoga, non pazia po' fuga. Vi pazza sto logo, palazzo poco per fuga. Fra, quando partiva la parte di Sovalu usciva fuori. Penso che noi partivamo a fare freestyle, a me mi partiva in mente sempre quel pezzo e io cercavo di emulare lo stesso attacco. Quindi è stato quello che mi ha fatto uno stimolo tipo di cominciare a fare. Pensati. A livello di album, frate, parliamo del king del rap in Italia, Marrakesh, che penso che secondo me non ci sono rapper, secondo me attualmente, poi posso pure sbagliare un mio pensiero personale che lo possa eguagliare. Cioè tipo, se mi dovete rivedere in un album che volesse dire wow, avrei voluto che l'avessi scritto io con le mie mani, noi loro e gli altri, ma proprio senza pensarci. Senza pensarci proprio. L'album secondo me è migliore proprio negli ultimi anni in assoluto, secondo me. Ha questa capacità di trattare temi che riguardano tutti, profondi, molto profondi, a volte va a toccare proprio la parte più interna di noi e con un linguaggio molto semplice. Mamma mia. Perché alla fine non è che si perde in tanti. Marrakesh fa schifo, fa paura, flow, stile, parole. Bravo. Cioè tu quando ascolti quello dici mamma mia, cioè questo fa paura. Alzo le mani, assolutamente. Cioè, non ho parole, veramente. È proprio quell'artista che ti colpisce proprio. E fra, se lo ascolti dici fra devo fare rap, veramente. Cioè. Assolutamente. È un'ispirazione. Assolutamente sì, fra. È un'ispirazione. Senza ombra di dubbio proprio. Senza ombra di dubbio, onesto. Trovo anch'io. Insieme quindi a Marra, diciamo, ci mettiamo i tuoi sangue. Quali sono i tuoi artisti preferiti? Allora, quelle che ascolto di più sono Guepegno, Marrakesh, NTO. Delle nuove leve non è che non mi piace nessuna, attenzione, non voglio. È che poi ci arriviamo, Vado sulla cosa più sicura, perché non so che cos'è, delle nuove leve non è che non mi piace nessuno. Anzi, per l'amor del cielo, ci sono persone che fanno paura a fare. Però non mi prendono come prendono loro. Per esempio NTO, per quanto mi riguarda, sempre un pensiero mio personale, non è più l'NTO di prima. Però fra, cioè io ti cito una canzone di NTO, I Represent. Cioè, ascolti, dici ma che cazzo, ma questo sta bene. C'è un linguaggio a livello di parole, ad esempio Nego Sang, che aveva creato l'idea di creare il gruppo, era Luque, chi faceva le basi era Luque, chi faceva i beat, chi faceva i messaggi, poteva capire, erano Luque. Però fra, si parlava sempre di NTO, lo sai perché? Perché proprio a livello di parole, a livello di cose, infatti fra, era la persona più citata, pure se non era il perno principale, diciamo, del gruppo a livello, sai, gli faccio beat, gli faccio la produzione. Però frate, quando si parlava di NTO, quando parte NTO, che ti senti nel pezzo dei Gosang, frate, si ferma proprio il tempo, si ferma proprio tutto, perché livello assurdo, onesto. Fortissimo davvero. Do-ba-d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 o-
fortissimo come sto spritz. Buono, ovviamente, al barista, fra. Non è mica un Negroni, uno spritz. Lo so, però ciao, perdona. Mi è piaciuto, è fatto bene, fra, onesto proprio. Senti, ubriacone, che facciamo? Vediamo se fuori piove sempre, ce ne andiamo a fare un giro. Ma ci ho fatto un giro. Che cosa ne pensi dell'evoluzione del rap in trap e drill e l'arrivo di tutti questi nuovi artisti? Epoca 2016, epoca, diciamo. 2016. Allora, ti può sembrare una cosa strana. Io, come ti ho detto prima, io sono stato sempre mirato su quegli artisti là. Ti dico che a me, fra, se ti parlo tipo dei tipi Sfere Basse, tempi che sono usciti vocali, ho seguito o non ho seguito, perché non mi piaceva come all'epoca, come veniva fatta la trap. Ma non lo so, forse per i messaggi, o forse perché si andava molto ad accentuare l'autotune. Mo, o è perché mi sono fatto l'orecchio, però non penso, fra, penso che mo è cambiato proprio la struttura, capisci, nel fare la trap, la struttura nell'organizzarsi pure, nell'accentuare l'autotune, quindi mo mi piace molto di più. Però in quella roba là, ti dico la verità, l'ho snobbata proprio tantissimo, ti parlo sincero. Però se mi parli di artisti tipo di nuove leve, che ne so, ti posso parlare, ti parlo di un napoletano, ti parlo tipo di Joel R, che non ti parlo per quanto riguarda la trappata autotune, capisci, aggressivo. Sa lui che come fa il rap, per esempio, a livello napoletano, frate, è imbattibile. Cioè, lui fa una frase in un freestyle che fa, in 64 bar per Red Bull, che dice: uno dei migliori rapper italiani, non fu rap in italiano, una cosa del genere. Cioè, è vero, fra, perché lui fa il rap in dialetto per apprezzare in tutti i tali. Poi è real assai. Ma quando parte con la rappata, frate, fa paura. Come fa a non apprezzare? No, ma pure per l'età che c'ha, c'ha un'attitudine che, credimi, mostruoso. Bello, 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 in generale mi piace tantissimo. È forte. Ma poi c'è sta Lazza, questi qua, che Tedua, comiche, ha incominciato a fare, diciamo, la cosa un po' più, capisci, poi si è buttato nella cosa, diciamo, un po' relativamente chill, poi te fa capire a te, certo. Però ha cambiato molto molto stile. È bello, bel fatto, mi piace. Bello che si siano evoluti. Assolutamente sì. Il cambiamento, se motivato da una scelta, è comunque portato avanti con qualità, secondo me. Io penso che se tu riesci ad avere un'evoluzione della musica e a trovare un tuo stile, penso che poi la salita, mentre così, in discesa. Arriviamo, quindi ci sta. Discesa. Sì, fra, ci sta. Assolutamente, là va. Come ho fatto? E chi è? È Capoplaza, no? È amico tuo, Capoplaza, fra, un altro che... Cazzo, Capoplaza fa paura. Capoplaza è fortissimo proprio. È forte. Bello, bello, ci sta, fra. C'è qualcuno della scena americana? Che cosa pensi? C'è qualcuno che ascolti? Allora, io ascolto la maggiore, uno solo, Drake. E Drake è colui che mi dà anche la fonte di ispirazione per scrivere il pezzo, sia in italiano che in napoletano. Ti dico proprio la verità. Quindi vado diretto su di lui. È lui il prescelto, fra. È lui proprio, Oreste. Sicuramente fra loro è anche il mio preferito. Assolutamente. È cambiato qualcosa da quando hai iniziato a fare musica? Bella domanda. Intorno a te? Cosa magari le persone che conosci, gente che ti stava intorno, hai iniziato ad avere un po' di visibilità in più? Che è successo? Ma ti spiego subito. Allora, quando ho incominciato a fare freestyle, tutti rose e fiori, pure con gli amici. Poi, attenzione, basiamoci sulle parole, io non so nessuno, però quando poi incomincio a fare una cosa, incomincio a vedere un po' le persone come si comportano attorno a te. Io ho visto comportamenti un po' ambigui nei miei confronti, diciamo, si è creato un po' la sorta di gelosia. Infatti, in vecchi progetti che ho, che non ho fatto uscire, io ho sempre, sempre, sempre calcato il fatto che non ho bisogno di nessuno. Una scimità, no? Un Gotta a Napoli, se tu l'hai ascoltato,
C'è una frase che fa: Simo schifo e non fan, ok. Che sarebbe se tu mi odi, se lui mi odia, è un mio fan. Quindi fra, ho vinto. Cioè io non ho problemi, cioè non ho mai avuto problemi con nessuno. Però attorno a me sono creati tutti dei fattacci che a me personalmente non mi ci appartengono e non mi reputo il tipo di persona, capisci? Certo. Però ci sta, dai, fa parte comunque del percorso, sai, in ogni ambito lavorativo ci sta sempre quella cosa. Sono sempre di scuole attorno. Qualcuno ti vuole vedere sempre a te. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quindi ti ho detto tutto. Onesto. Questa la conosciamo. Assolutamente. C'è un artista che conosci, che come te magari sta cercando di emergere, certo, che mi vorresti consigliare di conoscere? Wow, quando fai? Ma quanti ne vuoi? Te ne dico uno in particolare, non voglio essere di parte. Dimmi. Te l'ho detto pure prima, io c'ho mio fratello, compagno, è fratello, fra, onesto proprio. Lui si chiama Argo. E te lo dico a fa. Flow, parole, assurdo, te lo consiglio veramente vivamente, fra. Infatti c'ho il pezzo con lui Ready, c'ho il pezzo con lui Cotta a Napoli e ci abbiamo anche altri progetti che non ti preoccupa, fra, piano piano facciamo uscire. Non è che lo possiamo far salire a Siena anche a lui. Purtroppo, senti, purtroppo lavora. Vedi, però... ti è piaciuta anche la bambina. Che però non mancherà, fra. Te lo prometto, non mancherà. Io vado a fare un qualche fine settimana qua. Ci organizziamo, capisci? Nel segno, nell'insegna del rap e dell'hip hop ti faccio sballare un po', te lo faccio conoscere. Oh, se poi mi vuoi far scendere te a Napoli. Vabbè, sei mio ospite. Mi servirebbe una guida turistica. Ti faccio da guida turistica, fra. Stai a casa mia, resta. Io scendo volentieri. Perfetto, ci portiamo pure il cameraman. Bene. Ascolta, che ne pensi del nostro progetto? Ah, giù, a me quando si parla di musica, quando ci sono queste iniziative, cioè fra, per me si parla di aggregazione, poi siamo ragazzi, parliamoci chiaro, quindi augurissimi, spero veramente che un progetto che vi avete avviato vada a gonfie vele, sincero proprio, onesto, perché è un bel fatto. Mi fa tantissimo piacere. Grazie. Anche perché da quando tu mi hai potuto spiegare, riunisce un po' tutte le situazioni, Belgio, Italia, tutti questi fattacci. E noi siamo super carichi, fra. Onesto, proviamo, perché chi lo sa che magari un giorno riusciamo a compicciarti una situazione con un francese. Facciamo cocco fit, cocco francese, cocco belga, capisci? I napoletani e francesi vanno. La facciamo io, stai scherzando, così. Fra. È top proprio, facciamo una cosa del genere, facciamo il devasto. Sono annunciata a Francia, ma onesto, Napoli-Francia, ci immaginiamo. Connessione, Parigi-Napoli. Bellissimo. Ci sta, ci sta. Beh, guarda, mi ha fatto piacere essere di nuovo qui con te. Sei Fate, veramente un ragazzo. Il piacere è stato tutto mio. Il tempo non ha permesso, però noi siamo stati più forti del tempo. Quindi alla fine ci ha sorriso. Una passeggiata fuori ce la siamo potuti fare. Ci sta, frato. Mi ha fatto veramente tanto piacere. Dai. Onesto. Per me il cameraman che in salita. Però mi dispiace, fra. Allenamento polpaci. Abbiamo fatto un po' di allenamento oggi. Vai, salutiamo i nostri fan. Big up, fra, e merci la MIF. Ciao amici di Wild Plug. Al prossimo episodio non si sa con chi. Ciao ragazzi. Merci la MIF. Ci sta, dai.